Salve a tutti e benvenuti su Corsi Digitali, il canale che realizza tutorial di tutti quei software che riguardano la grafica. Oggi continuiamo a disegnare il nostro Scorpio e quindi passiamo alla parte bassa, diciamo. Andiamo a disegnare le gambe, ma prima di fare le gambe voglio fare questa parte qui di questo teschio qui, diciamo. Ok, dunque. Creiamo un nuovo livello, possiamo crearlo sia sopra che sotto il livello che abbiamo di disegno che abbiamo utilizzato finora. Quindi iniziamo a prendere le parti più scure, diciamo che qui in questo caso è quasi un nero, e andiamo a disegnare le parti dove siamo sicuri che ci sarà un'ombra. All'interno degli occhi sicuramente. Ok. Adesso facciamo un po' di blending. Qui è la parte un po' più chiara. Ok, andiamo a fare un po' di blending nuovamente. Torniamo al colore scuro, andiamo a disegnare anche di qua. Andiamo a chiudere un po' di dettagli. Ok, a questo punto andiamo, continuiamo a fare un po' di blending nelle parti dove risulta un colore un po' troppo netto. Diciamo non ci sono sfumature tra i vari colori e aiutiamoci anche con le dita, lo strumento per mischiare, per fondere meglio i colori in alcune zone. Perfetto, ora colore nero, andiamo, aspetta, facciamo. Aggiustiamo prima questi altri punti. Ok, allora, colore nero, andiamo a disegnare i dettagli. Facendo nel frattempo anche un po' di blending, quindi allora torniamo sempre al colore nero. Andiamo a disegnare tutti i dettagli che. Ok, stessa cosa anche di qua. Ok,
Colore bianco. Abbassiamo l'opacità tipo al 20%. E andiamo a disegnare questa volta i punti di massime luci. Sia da una parte che dall'altra. Ok, andiamo a fondere un po' meglio i colori. Mi sto aiutando con la mano, con le dita, questo qui, con il dito. Utilizziamo strumento scherma, andiamo a schermare le parti più chiare e poi strumento brucia per bruciare. Creiamo un nuovo livello, lo linkiamo sotto con il tasto Alt, quindi tenendo premuto il tasto Alt andiamo fra un livello e l'altro, schiacciamo. Cambiamo il tipo di livello in colore, andiamo a scegliere un altro pennello, quello uno più morbido, selezioniamo il colore rosso e quindi andiamo a dare un po' di colore in alcune zone. Stessa cosa, diamo un po' di blu perché questo oggetto è fatto di un materiale tipo blu. Creiamo ancora un nuovo livello, continuiamo a linkarlo e questa volta lo cambieremo il tipo di livello in colore scherma. Quindi scegliamo ancora il colore rosso e andiamo a fare delle parti di illuminazione così da rendere. Perfetto. Questo è quello che avevamo prima e quello che abbiamo fatto adesso. Ok, andiamo ad unire il tutto. Selezioniamo questi livelli, clicchiamo con il destro e facciamo unisci livelli. Perfetto. Ok, adesso possiamo andare a creare. Uniamolo anche sotto. Quindi l'ho unito a tutto il resto che abbiamo disegnato finora. Ora sotto questo livello andiamo a crearne uno nuovo, quindi sotto a questo ne creiamo uno nuovo. E dove andiamo a disegnare la gamba? Cambiamo prima di tutto il pennello, selezioniamo quello che abbiamo utilizzato finora, attiviamo di nuovo la dinamica. Mettiamo un'opacità tipo al 50%, scegliamo un colore molto scuro, tipo quasi il nero alla fine, e andiamo a disegnare le nostre ombre. Ok, molto semplicemente. Andiamo a disegnare un po' di punti di luce. Così. A posto.
Allora, dunque. Insomma, io comunque non vi sto a spiegare di nuovo tutto perché alla fine se state seguendo questo tipo di tutorial, insomma, avrete capito che più o meno le cose da fare sono quasi sempre le stesse, diciamo. Io sto inizialmente, se qualcuno comunque sta seguendo questo tutorial, giusto questo video. Comunque io inizialmente ridò semplicemente dei colori base senza pensare troppo al dettaglio. Anzi, in teoria dovrei vederlo da lontano. Come procede? Il pantalone è di un colore tipo blu, quindi io vado a cambiare il tipo di pennello del metodo. Vado a selezionare tipo colore. Scelgo un colore blu scuro e vado a cambiare un po' la tonalità. Basta dare delle pennellate, insomma. Torniamo a normale e continuiamo a fare il nostro lavoro. Quindi andiamo a dare un po' di ombra, un po' di luce. Mi sono messo proprio da lontano perché così ho un effetto più, riesco a capire meglio quello che sto facendo. Se i colori vanno bene oppure no. Ok, adesso senza, altrimenti perdo troppo il dettaglio, selezioniamo il colore nero e andiamo a disegnare, se riuscite a vedere ancora, le parti di dettaglio del nostro pantalone. Ok. E qui il bello di questo metodo è che alla fine possiamo veramente riempire il nostro personaggio di dettagli. Perché una volta che abbiamo disegnato, anzi colorato, le parti, diciamo il grosso del colore, alla fine do non dobbiamo fare altro che riempire di dettagli perché appunto i colori sono stati già messi. Ok, sia da una parte che dall'altra. Perfetto. Ok, a questo punto cosa dobbiamo fare? Andare a fare un body blending utilizzando il nostro dito. E in questo caso possiamo utilizzare anche campiona da tutti i livelli perché riusciamo ad ottenere un risultato migliore. Ovviamente questo richiederà un po' più di memoria perché è un'operazione un po' più pesante da fare, soprattutto se utilizzate
un pennello, diciamo, un'ampiezza molto alta. Quindi io praticamente sto facendo il blending, in poche parole. E guardate infatti come riesce a fondere tutti i colori in una maniera molto veloce. Ora mancano solo i dettagli di luce. E il gioco è fatto. Stiamo attenti quando entriamo, insomma, in zone vicine ad altri livelli, perché lì va a fare un po' di casino. Allora, colore bianco, pennello, abbassiamo l'opacità tipo al 20% e andiamo a dare le pennellate per dare spessore a quello che abbiamo disegnato. E guardate solo con il colore bianco come va a rendere il tutto più, a dargli appunto un rilievo. Effettivamente sembra proprio che ok, a questo punto devo fare un altro passaggio, cioè prendere questo colore rosso, cambiare il mio pennello in colore scherma e andare a dare anche qualche pennellata appunto di rosso per rendere. Perché giustamente guardate infatti come va a rendere meglio con questo pennello, con queste pennellate rosse qui. Possiamo dare anche un po' di più di luce qui, in questa zona. Sulla parte della coscia. Torniamo a normale e andiamo a riempire i buchi che non siamo riusciti a. Perfetto. Ok, a questo punto posso andare ancora a miscelare meglio questa zona. Prendiamo la gomma, andiamo a cancellare quello che c'è sotto, quindi il vecchio disegno di Scorpio, così da renderci conto se dobbiamo riempire ancora qualche zona oppure no. Anche qui dietro il teschio. Sia da una parte che dall'altra. Ora torniamo al livello della gamba, cancelliamo quello che abbiamo fatto di troppo. Ok. Cosa devo fare adesso? Allora, guardiamo un po' da lontano, vediamo un po' come sta procedendo. Sì, voglio creare un nuovo livello, linkarlo con quello di sotto, metterlo come colore scherma, oppure potremmo utilizzare anche sovrapponi, scegliere un pennello morbido, selezionare il colore rosso e quindi dare un po' più di luce in queste zone.
Diminuiamo un po' l'opacità di questo livello, vediamo le differenze, effettivamente va meglio. Ok, uniamo, Ctrl E. Decisamente meglio. Ah, un'ultima cosa che volevo fare. Torniamo a livello al nostro pennello, colore nero. Volevo dare un po' più di ombra in alcune parti, tipo qui sotto. Perché voglio rendere un po' più profonde queste parti qui. Come se sono proprio delle parti di pelle proprio poggiate sopra, cioè che non sono dei rilievi sul come se fanno parte proprio di un'armatura. Ok, di qua anche qui sotto. In questo modo riesco ad ottenere un effetto più importante di rilievo. Il dito vado a miscelare, questa volta tolgo campione a tutti i livelli perché sono sicuro di quello che ho disegnato. E vado a miscelare meglio le ombre qui sotto. Ok. In questo modo ho dato un po' più di profondità a quelle scaglie, diciamo, chiamiamole così, precisamente non so cosa sono. Ok, torniamo allo strumento scherma, andiamo a schermare se ci sono delle parti e bruciare le parti che vogliamo un po' più in ombra. Ok, diciamo che la nostra gamba è pronta. Questo è quello che c'era, quello che è stato fatto adesso. Uniamo nuovamente i livelli. Beh, direi che decisamente rispetto allo schizzo, insomma, va molto meglio. Ok, signori, con quest'altra parte di tutorial finiamo qui. Manca ancora poco, quindi non vi preoccupate. Se vi è piaciuto questo tutorial, mettete mi piace, commentate ed iscrivetevi. Ciao, alla prossima!